Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni al disegno di legge della Giunta regionale che modifica la normativa sull'edilizia residenziale sociale. Favorevoli i consiglieri della maggioranza, in aula si è astenuta invece l'opposizione. Il servizio di Alberto Scattolini. Con 12 voti favorevoli della maggioranza e 7 astensioni dell'opposizione, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera al disegno di legge della Giunta che prevede modificazioni e integrazioni alla legge regionale 15 del 2021 che detta norme in materia di edilizia residenziale sociale. Questo permetterà di procedere alla modifica d'urgenza della normativa in materia di edilizia residenziale sociale pubblica per quanto attiene il possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione di un alloggio. Come ha spiegato la Presidente della Terza Commissione, Leonora Pace, nell'illustrazione dell'atto all'Aula, la modifica apportata ha l'obiettivo di accelerare e semplificare l'iter dei nuovi bandi da indire, di norma biennalmente, entro il 30 settembre, a beneficio dei nuclei familiari maggiormente bisognosi. Il provvedimento consentirà ai comuni di accorciare i tempi di verifica della formulazione delle graduatorie di assegnazione. Le ultime assegnazioni da bandi ERS, come è stato ricordato, derivano da bandi emanati nel 2019 e il loro utilizzo non è più possibile in quanto scaduto nello scorso mese di dicembre 2022. Gli alloggi in attesa di assegnazione sono attualmente particolarmente numerosi in quanto il lavoro di ATER nell'ultimo triennio ha consentito il recupero di diverse unità immobiliari già nella disponibilità dei comuni. È stato anche evidenziato come la recente crisi economica post-pandemica abbia aumentato il disagio sociale delle famiglie che aspirano all'assegnazione di un alloggio. L'esigenza è dunque quella di procedere da parte dei comuni entro il 30 settembre alla pubblicazione dei nuovi bandi. Evidente la soddisfazione per l'approvazione dell'atto da parte dell'assessore Enrico Melasecche e della maggioranza, l'opposizione ha invece motivato il voto di astensione ricordando che quanto poi rilevato dal governo, che ha portato la modifica attuale del testo, era già stato sottolineato dai consiglieri di minoranza in fase di approvazione della legge. Approvato anche l'atto di programmazione 2023-2024 sulla sicurezza urbana, ce ne riferisce David Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza l'atto di programmazione in materia di sicurezza urbana 2023-2024. Il provvedimento impegna 165.000 euro per il 2023 e 165.000 euro per il 2024, proponendo azioni volte a migliorare la sicurezza delle comunità locali. In particolare vengono destinati 15.000 euro all'anno a interventi e servizi per l'assistenza e l'aiuto a favore delle vittime dei fatti criminosi. Vengono inoltre rifinanziati i patti per la sicurezza di Perugia e Terni, rispettivamente con 35.000 euro e 25.000 euro sia per il 2023 che per il 2024. 90.000 euro per ogni annualità saranno destinate ad un bando regionale come contributo al finanziamento di proposte progettuali presentate dai comuni finalizzate a migliorare la sicurezza urbana integrata, con un contributo regionale del 75% e un cofinanziamento a carico degli enti locali del 25%. Per i comuni che presentano un progetto in forma associata, il cofinanziamento regionale salirà all'85%. A parità di punteggio saranno finanziate le proposte progettuali delle amministrazioni che non hanno ricevuto risorse per i precedenti avvisi. Tra le azioni progettuali prioritarie ci sono l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della Polizia Locale, il loro collegamento con quelle delle forze di polizia, ma anche la qualificazione del servizio di Polizia Locale come l'informatizzazione delle pattuglie esterne, lo sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione e l'introduzione di nuove tecnologie.
Sono individuati inoltre interventi per la rigenerazione di aree urbane degradate e di aree industriali dismesse, nonché interventi per il miglioramento qualitativo dello spazio pubblico urbano e azioni finalizzate al recupero collettivo degli spazi pubblici e alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa. Inoltre sono individuati interventi per lo sviluppo di sistemi di videosorveglianza e di telesoccorso, per lo sviluppo di azioni sociali anche attraverso le politiche per la casa, di animazione dello spazio pubblico, di socializzazione fra gruppi di popolazione diverse, di riduzione del danno rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e delle capacità di resilienza urbana. I progetti presentati saranno valutati da una commissione tecnica appositamente istituita. Commissione Sanità dell'Assemblea Legislativa, discussi atti su associazioni combattentistiche e genitori degli angeli. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. La terza commissione dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Eleonora Pace, ha espresso parere favorevole sul regolamento attuativo relativo ai criteri per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche ed arma e delle forze dell'ordine ed ha avviato l'iter della proposta di legge della giornata regionale per le mamme e i papà degli angeli. Il regolamento stanzia 20.000 euro all'anno che verranno assegnati sulla base di un bando e della successiva valutazione qualitativa dei progetti presentati. Il contributo minimo sarà di 1.000 euro, mentre quello massimo di 5.000. Le attività dovranno essere realizzate in Umbria e riguardare lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate e delle forze di polizia nazionale e locale, lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali, iniziative culturali e formative finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica. La proposta di legge, illustrata dal primo firmatario Stefano Pastorelli, Lega, prevede di individuare la terza domenica di maggio quale momento per sensibilizzare l'opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la scomparsa prematura dei propri figli, favorendo le azioni volte al confronto, all'incontro, alla condivisione e al conforto del dolore causato dalla perdita dei propri angeli. In occasione di questa giornata la Giunta sarà chiamata a promuovere iniziative anche attraverso la realizzazione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo che possano rispecchiare le esigenze che accomunano questi genitori, avvalendosi degli enti del Servizio Sanitario Regionale, collaborando con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore, promuovendo attività di informazione sui principali strumenti social. Tre priorità e tre proposte concrete per questo ultimo anno di legislatura. Le ha illustrate in una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Cesaroni il consigliere regionale Andrea Fora. L'intervista. Sono tre proposte concrete che puntano ai tre problemi strutturali di questa regione. Abbiamo iniziato questa legislatura al grido cambiamo questa regione, poi c'è stato il Covid, c'è stato da affrontare altre emergenze. Legittime, naturali, oggi però non c'è più tempo per non affrontare quelli che sono, non lo dico io, i tre problemi più importanti della nostra regione. Uno, siamo la regione più anziana d'Italia e abbiamo uno dei tassi più bassi di nuovi nati, una regione anziana che non fa figli, una regione che nel tempo muore perché non è in grado di capace di rilanciarsi, per cui una proposta di legge immediata che deve essere calendarizzata in Consiglio regionale per sostenere le famiglie e la natalità. Parliamo tanto di sanità, ma parliamo molto poco di ciò che si può fare sul territorio e all'interno del domicilio degli anziani. Costringiamo gli anziani a ricoverarsi in ospedale, parliamo tanto di ospedali, perché non siamo in grado di riportare la sanità sul territorio a domicilio. Per cui abbiamo redatto e consegneremo all'assessore Coletto e al Consiglio regionale nei prossimi giorni un progetto che prevede la possibilità di spostare tanti degli interventi ospedalieri sul territorio a domicilio, ripotenziando l'assistenza domiciliare e le cure sanitarie sul territorio, perché a costo zero noi possiamo rendere servizi molto più funzionali, efficaci e soprattutto più vicini alle persone se riqualifichiamo un pezzo di spesa sanitaria.
L'ultimo aspetto è legato alla competitività della nostra regione. Viviamo in una regione in cui il sistema dei comuni, tanto piccoli, deboli, seppur con grande valore, fatica tantissimo ad attrarre le risorse europee del Piano Nazionale di Resilienza. Per cui ho depositato una proposta di legge regionale che prevede che la regione e l'ANCI sostengano i comuni nell'accesso alle risorse della programmazione europea. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha concluso l'iter amministrativo che consentirà il trasferimento di 4 milioni di euro alla giunta regionale. Questa importante somma rappresenta il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022. Le risorse, hanno spiegato il presidente Marco Squarta e i due vice Paola Fioroni e Michele Bettarelli, andranno essenzialmente a beneficio delle imprese umbre e del settore sociale, due destinazioni, affermano i componenti dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, che abbiamo fortemente indicato e che l'assessore regionale al bilancio saprà utilizzare al meglio. L'Aula ha anche approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri regionali della Lega, Marco Castellari, primo firmatario, Emanuela Puletti, Valerio Mancini, Paola Fioroni, sull'adesione dei comuni umbri alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe automobilistiche associate al CUDE, il contrassegno unico disabili europeo, un sistema che consente al titolare di contrassegno rilasciato dal comune aderente di spostarsi con l'auto in tutto il territorio nazionale e nell'Unione Europea senza dover richiedere autorizzazioni per l'ingresso in aree a traffico limitato o a parcheggi riservati. I consiglieri regionali del Partito Democratico, Tommaso Bori e Simona Meloni, criticano il piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2022-24 stilato dalla Giunta. Più che un aggiornamento del piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale, quello approvato dalla Giunta a settembre è un vero e proprio progetto di smantellamento della sanità pubblica, affermano Bori e Meloni. Attraverso un atto di programmazione e non una mera deliberazione, la Giunta Tesei decide di tagliare circa 30 milioni alla spesa sanitaria, riduce da 12 a 4 i distretti sanitari e impone d'ufficio il ridimensionamento di servizi territoriali, reparti e addirittura interi ospedali. Chiederemo, dicono la capogruppo del PD Simona Meloni e il vicepresidente della Commissione Sanità a Palazzo Cesaroni, Tommaso Bori, chiederemo la verifica della commissione di garanzia statutaria. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, anche su emittenti radiofoniche della regione Umbria. È disponibile naturalmente in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.